Il silenzio inquietante che aleggia intorno allo stagno del Caimano Sacro è intessuto di tensione, di attesa, di mistero. Le ossa spolpate di un capretto nell'acqua, un feticcio tra la vegetazione, i resti di un rito sacrificale con rum e manioca, sono gli emblematici dettagli che rivelano il volto antico della Costa d'Avorio, quello dei sacrifici, dei féticheurs, degli stregoni. In questo luogo suggestivo, a pochi chilometri dalla moderna Abidjan, gli Apollon, un gruppo della grande famiglia Nzema, rinnova al calar della sera i legami di sottomessa devozione alla divinità del Caimano, nutrendolo con capretti legati vivi presso la riva. È la legge dei padri che continua, che si tramanda riaffermando la priorità dell'etnia tribale su ogni legame con il XX secolo. Ed è proprio questa struttura sociale di origine nomade quella che ancora oggi segna la reale geografia dell'Africa. Oltre 50 etnie sono presenti in Costa d'Avorio, ma neppure i gruppi più numerosi, come gli Akan nel sud-est, i Kru nel sud-ovest, i Mandè nel nord-ovest, i Senufo e i Kulangò nel nord-est, sono considerati originari del paese. Grosse migrazioni si sono verificate tra il XV e il XVII secolo, ma ancora oggi la mobilità della popolazione è forte. La politica liberale nei confronti dell'immigrazione ha poi incoraggiato circa 1,5 milioni di lavoratori, provenienti soprattutto dal Burkina Faso, Mali, Ghana, Guinea, a stabilirsi nel paese. L'etnia può considerarsi la più estesa delle grandi famiglie che costituiscono il cemento della società tradizionale. In Africa tutto si può mettere in discussione, dall'esistenza dei nuovi stati nazionali a quella delle classi, dei partiti o dei sindacati, ma una realtà che è difficile negare è quella del clan, della grande famiglia. Questa è anche l'opinione di Jacques Danois, consigliere regionale per l'UNICEF. Dovrei dire beaucoup de choses sulla famiglia africaine perché è un des exemples de la società. L'unità della famiglia africana rappresenta veramente tutta una società. Naturalmente è difficile fornire dati precisi, considerato il gran numero di etnie presenti in Costa d'Avorio. Da un gruppo all'altro, infatti, tutto può cambiare. Ma l'elemento costante, sempre presente, è il clan. Il clan rappresenta nello stesso tempo il rifugio e il luogo dove nasce e viene elaborato il pensiero africano. La vera famiglia africana esiste invece solo nel villaggio. Essa ancora oggi può fornire un valido rifugio a chi uomo o donna l'abbia lasciata e per una qualsiasi ragione voglia o debba tornarci. Due sono, dunque, le cause profonde dell'inquietudine che minaccia l'unità del clan e della famiglia africana. Lo sviluppo delle comunicazioni e la fuga dalle campagne, l'abbandono del villaggio. La vera famiglia è legata al villaggio. Qui essa continua ad avere un senso, ad essere un punto di riferimento, anche per quelli che l'hanno abbandonata. Nella città avvengono trasformazioni profonde. La famiglia, fuori del villaggio, non è più la stessa entità. Le etnie che formano i diversi clan si mescolano. Non hanno più la possibilità di conservarsi integre ed inizia così un processo di fusione che, nei grandi e nei piccoli centri, confonde, disperde, cambia le usanze, le tradizioni, i modi di vivere. Il clan non è più quell'entità omogenea che è sempre stata. Si trasforma in qualcosa di diverso, in cui hanno il sopravvento gli usi e i costumi del gruppo più forte. Restano comunque delle zone franche, zone in cui il clan è rimasto forte. Sono isole di tradizione e di costume che costituiscono la spina dorsale della cultura tribale del paese. Ce ne parla padre Marino Collina, missionario dell'opera Don Orione in Costa d'Avorio. La famiglia africana è sempre nel grande senso della grande famiglia, del clan, che il bambino... E i bambini che i contatti degli sposalizi vengono attraverso le famiglie, i bambini che nascono appartengono alla famiglia,
le persone che vivono, che escono dal villaggio e vanno ad abitare in città e là si fanno una vita, sono obbligati a tenere il contatto con il villaggio, se no perdono tutti i diritti, anche di eredità, se hanno delle piantagioni, se hanno delle tenute, se hanno qualsiasi cosa, perdono tutti i diritti da parte della loro famiglia stessa. Abidjan, la grande città, si stende verso la laguna Évrier, immersa nel verde equatoriale. Una città il cui centro, il plateau, ricorda i grattacieli di New York. Una Manhattan africana che con i due ponti paralleli, dedicati al capo ivoriano Fouet Boigny e a quello europeo De Gaulle, si congiunge con i suoi quartieri più densamente popolati. Ci siamo posti una domanda. Quali abitudini possono mutare in un nucleo familiare trapiantato dal villaggio alla città? Nel popoloso quartiere di Marcory vive da molti anni la famiglia Ndouba, che forse potrà soddisfare questo interrogativo. Ndouba, sessantenne, pensionato, ricorda con nostalgia la vita del villaggio, con il quale ha sempre mantenuto contatti, ma dove forse non tornerà più a vivere. Ho finito di studiare nel 1942 e nel 1944 sono stato costretto a venire ad Abidjan per cercare lavoro. Dal 1947 al 1956 sono stato impiegato alla compagnia francese CFAO. Per tutto quello che riguarda i miei figli sono responsabile io. Dall'inizio fino a ieri sono responsabile. Salvo in casi difficili, se non ce la faccio, mi rivolgo senza timori al capo della famiglia, giù al villaggio. C'è una grande differenza tra la famiglia al villaggio e la famiglia in città. La differenza è che qui le donne non vanno nella savana, ma vanno al mercato e vengono a casa a preparare per i figli e per il marito, mentre al villaggio si alzano e senza nemmeno fare colazione vanno nella savana. Non ritornano che alle 6 della sera e a quell'ora cominciano a preparare da mangiare.